fatto la cintura, parte pronto l'equipaggio. E si inizia una nuova stagione, si rimette benzina dopo tanto tempo e si fa un bel piede. Ma non c'entrano. No. Via. Va bene, si è trovata anche la moto. Volevo fare il pieno, potevo mettere anche 5 euro, eh. Cosa là? Sta spruzzando tutto. Insomma, da là. Ma si macchia tutti i pantaloni. Uno di noi. Allora, come state? Spero tutto bene, spero che la vita stia facendo per il meglio. Finalmente dopo un po' di mesi si ritorna a fare vino. Bravo Scovazzo, te la sei fatta la vacanza a fare una serie. Le direct su Instagram piene, ma dove sono i tuoi video? Eccoli, però un po' più tardi. Lo scooterista, no, volevo far garello con lo scooterista. Bella lì, bella là, è arrivato Mustafa Vukumpra, finalmente si ritorna a fare un po' di video, a riutilizzare la moto, visto che io quest'estate qui ho pagato l'assicurazione e l'ho usata solo 5 volte, quindi dopo sono anche a vedere se riuscirò ancora a impennare, ma non penso proprio, visto che non impenno già da mo. Se rimane fermo per un po' di tempo, è un po' difficilino impennare, però andiamo per ordine perché, oh che bello quando c'è la moto, da là, tutta la fila buona. Ah belli, ma... mi sa la prima cosa da farci qui è carburarla, perché è veramente, come carburazione è abbastanza triste. Allora, programmi per questo video. Allora, vi porterò in un posto nuovo a fare due pieghe. Naturalmente è il limite, visto che non uso la moto da un bel po', non la so più guidare. È già tanto se so mettere le marce, cioè avete capito la situazione. Finisce mai, non finisce. Sono successo un po' di cosette, come avete visto su Instagram, ma non facevo video, quindi non vi posso raccontare appieno tutte le cose. E oggi, per affrontare quelle tre curve, vi voglio raccontare un po' di cosette, visto che mi siete mancati. No, non si può far, bizzarro della situazione. A parte se scaldo le gomme sarebbe fatta male, eh. Ok, gomme scaldate, cioè diciamo di sì. Sì, comunque questi freni non sono dei migliori, eh. Se mi dite che sono un chiodo avete ragione, però c'ho da riabituarmi a guidare, perché veramente io quest'estate qui l'ho usata 5 volte la moto, quindi non saprei più neanche impennare. Parliamo di una cosa simpatica che mi è successa proprio quest'estate, nelle 5 volte che ho utilizzato la moto. Provate a indovinare che mi è successo. Sono andato in ospedale. Sono andato in ospedale. Voi haters sarete contenti, e se mi seguite su Instagram, Let's Squats Official, fammi a seguire grande. Oh mamma, non mi ricordo più la strada. Per chi se l'è persa, adesso vi faccio vedere le storie e poi vi spiego cosa è successo. Vai! Sì ragazzi, brutta storia, eh? Mi sa che il KTM sta dicendo che devo fare il cambio pistone. Ora devo impennare questa qui, non so che fa. Comunque ragazzi, mi serve peggio condizioni, ma sono qui a sedere a terra all'ospedale. Per quale motivo? Non ve lo racconto. C'entra il KTM, il KTM si è ribellato, ma stai tranquillo, mi sono fatto niente. Cioè, non lo so, vi aggiorno, insomma. Adesso vorrei sapere del capotard. Il capotard sta alla perfezione, non c'è nessun problema. Tanto non so più veramente cosa fare. Il KTM sale alla perfezione, non si è fatto neanche un graffio, però Lorenzo Squarzo si è fatto un graffio. Eccolo.
Eccoci nella locations, che si deve arrivare in questo video. Adesso, visto che la location è abbastanza simpatica, io direi di andare direttamente al sodo e guardiamo questa motina in un set un po' pornografico. E con questo panorama qui riscendiamo e andiamo verso la conclusione del video. Ma non è ancora la conclusione, perché ora è il punto forte del video. Bene, parliamo di quel giorno che ero in ospedale. Allora, qui si fa intanto discesa a spento. Comunque, diciamo che mi sono ritrovato in ospedale per quale motivo? C'entrano l'impennato, c'entrano, però non sono cascato impennando. E era anche più logico, cioè ci sta che caschi mentre impenni. Eh sì. Allora, come ho già detto, c'entrano le impennate, però non sono cascato in impennata. E voi direte, allora perché sei cascato? Allora, è veramente una storia molto ridicola. Infatti adesso non ve lo voglio raccontare perché, diciamo, ci fa una figura di m***a, però ve lo voglio raccontare uguale. Cos'è? Oddio, ciao Micio. Allora, stavo registrando un video per un mio amico. Cioè, questo video qui non doveva andare nel mio canale, ma in un canale di un altro, cioè Samuele Fazzi. Quindi andatelo a seguire, che vedrete un video con la mia moto che impenno e fa tutto il gradasso. Però ho fatto tutto il video, impennavo col ginocchio, ho grattato la targa un po' di volte. Quindi direte, è lì che c'è più rischio di cascare. Quando impenni è più rischioso cascare. No, cosa succede a Lorenzo e alla sua moto? Nel momento che stavo salutando il mio amico, che lui doveva ritornare a Viareggio, mi avvicinò alla mia moto, era sul cavalletto. Naturalmente il cavalletto cede. Si era fatto un lavoretto un po' così a c***o. Cioè, diciamo un lavoretto un po' veloce, però si è detto facciamolo perché non avevo il cavalletto. Un lavoretto così provvisorio, questo lavoretto provvisorio, diciamo, ma rovinato, diciamo, una serata. Cos'è successo? Poche parole, non mi dilungo troppo come fa Barbara D'Urso, il grande fratello, quando c'è la busta. Dico solo che mi si è troncato il cavalletto nel momento che ero vicino, proprio ero, diciamo, accanto alla moto, proprio vicino, però non l'ho toccata. Era tipo qui, così, in piedi. Stavo parlando, quindi ero sopra il pensiero. Poche parole, la moto mi è caduta addosso. Visto che ero girata dall'altra parte, non mi ero accorto che stava cascando la moto. Poi c'era troppo vicino. Pesa questa belva 100 e qualcosa chili. Diciamo, ci sono rimasto sotto. Cioè, diciamo, le gambe sotto la moto. Meno male c'era il mio amico, cioè, mi ha tirato sulla moto. Io l'ho levata le gambe. Visto, quando casca, inizio non senti il dolore. Poi dopo lo senti tutto insieme. Quel tutto insieme non mi è garbato più di tanto, cioè ho sentito un po' di roba strana nel corpo. Avevo un dolore allucinante, ho detto mi sarò rotto qualcosa. Pensavo era più una cosa di tendini, infatti era una cosa di tendini, nervi, quella roba lì. Ma in ospedale arrivo, mi riempiano di antidolorifici, ma pesi. Cioè, mi hanno dato due antidolorifici che non mi ricordo quale. Me l'hanno dato per via orale, non pensate male. Mi hanno dato per violare questa cosa qui, più l'aspirina, cioè mi hanno riempito di medicinali. E infatti lì non sentivo niente. È quel punto che non sentivo niente, che ho iniziato a fare il gallo cedrone. Ho iniziato a impennare per l'ospedale. Infatti tipo c'era un dottore che stava ridendo, la guardia che stava ridendo perché facevo tutto a tutto fuoco, la sedia a rotelle. Tipo correvo e poi arrivavo a un fondo che tiravo, che bloccavo le ruote. Facevo tipo Tokyo Drift, ci provavo. Stavo iniziando a imparare a impennare, ma poi mi hanno fatto la visita. Entro dentro per fare la visita, non mi guarda neanche in viso il dottore, mi fa: che ci fai qui? E io ho detto: ma mi è cascata la moto addosso, penso sia una cosa a livello di nervi, volevo fare il professore che non lo ero. Gli ho detto: io all'ospedale non ci vado mai, ci sono venuto questa volta qui perché sento veramente dolori clamorosi. E lui mi rifà la domanda: che ci fai qui? Ma è a casa, so. Io ho fatto: va bene, cioè
dammi qualcosa, non lo so, guardami se sei tutto a posto, fammi la lastra. Ma che lastra, dai via su, dai, vai a casa a cena, dai, vai tranquillo. Non mi hanno anche guardato la gamba, ma va bene, tutto a posto. Forse aveva ragione il dottore, è una cosa di nervi. Sentite, non ho aperto. Non avevo aperto per un attimo e sentite già com'era grasso, devo ricarburarlo infatti. Momento della verità, è da metà estate che non vado in un parcheggio a impennare, ma quel metà estate ho impennato veramente due volte. Guardiamo che succede dopo tanto, si sfiziona. Eccolo, lo scovazzo, un cedimento di... lo scovazzo non sa più impennare, eh? E invece forse vi fa anche una bella grattata. Una bella grattata. Devo andare a casa perché se no mimà mi sta aspettando per cena. Ed ecco un altro parcheggio, come fo a non grattare visto che mi ci manca poco. Se non si può chiudere il video ragazzi, cioè lo sapete anche voi. Voglio fare una grattata e via a sto punto. Vai, grattata fatta, possiamo andare a cena, mamma arrivo, ciao.